Allora, buongiorno, buongiorno e benvenuti a PES. Buongiorno e benvenuti a PES. Sorpresa, iscrivetevi al canale, ovviamente, se non siete già iscritti, che sento del fomento. Va bene, quest'oggi facciamo un'amichevole, va bene? Un'amichevoleo di Fiorentina Inter, così proviamo questo PES che ho reinstallato. E con questo nuovo programmino che me lo rende disponibile anche per voi, facciamo un esiziale Fiorentina Inter che ci prepara la gara di domani. Mettiamo durata partita, facciamo un quarto d'orino tranquillino, mettiamo difficoltà 2, ci sta che torno a giocare dopo tanto. E questa è la formazione. Queste sono le mie due squadre che sono tutte e due in Champions, va bene? Nel mio PES, sapete la Champions a gironi con retrocessioni che vi ho spiegato, ma casomai vi faccio un rinfreschino tattico. 4-4-2 contro un Inter, squadrone l'Inter, se vedete la gente, schierata con un 4-3-3. Questa è la mia Fiorentina, queste sono le riserve, questa è la prima squadra. Calciomercato che ho curato io personalmente, tutto fresco, prodotti freschi, va bene? Prodotti freschi. Ho preso Santa Cruz, ve lo ricordate? Roque Santa Cruz, ecco. La Fiorentina che va in Champions e compra Roque Santa Cruz, all'epoca sarebbe stata una pontatina che sentite proprio come si diceva ieri sera, oserei dire a livello anche rettale, Santa Cruz in una Fiorentina di Champions. Però il bello di questo PES è che tu puoi, intanto un cross di merda, tu puoi personalizzare, puoi creare anche dei giocatori che nel 2006, che è l'anno di questo PES, non c'erano. Io per esempio ho creato Beraino, ho creato Marchisio, ho creato Giovinco, voglio creare Godin e Torreira, ne ho creati tanti di giocatori che non esistevano, li ho creati io, quindi è un PES pieno di personalizzazione e in cui si possono creare squadre, si possono creare giocatori, si possono creare campionati, si possono... Dio. Io non parlo più con voi. Io non parlo più con voi perché mi deconcentro. Perché va a finire così poi. Perché va a finire così poi. Perché va a finire, guarda che difesa di merda, guarda che difesa di merda, guarda che schifo, e questi quattro scarponi vogliono fare la Coppa Campionata, adesso ci metto con l'impegno e vi macino, ecco qua Joaquin, che scatto, che scatto. Bruno Aguiar, vai Bruno, e intanto lo travoglio. Questo era fallo, va bene, ma tanto si sa che la Fiorentina con l'Inter gode di un arbitraggio speciale. Nulla! Bastardi. Queste due squadre faranno la Champions. Tra l'altro un anno la Fiorentina aveva vinto lo scudetto sul mio PES del campionato mediterraneo, era arrivata prima. Il primo anno aveva fatto la Champions, aveva fatto anche bene, era arrivato ai quarti. La Santa Cruz si fa subito vedere. Angolo. Aveva fatto i quarti l'anno dopo, ok, di 3-6-9-12, di 12 partite, perché i gironi hanno doppia andata e ritorno, le ha perse tutte. 12 sconfitte di fila, giusto così. Questa è la squadra che amo e più o meno aspetto. Cioè 12 un girone, ok, in un girone 12 sconfitte su 12. Poi era retrocessa in Europa League, però, perché sapete che sui gironi che ho creato io le prime due vanno ai quarti e l'ultima e la penultima vanno, retrocedono tra virgolette in Europa League. Era retrocesso anche il Manchester City dall'Europa League e la Fiorentina ha buttato fuori il Manchester City dall'Europa League, che insomma non è, ma che cazzo di fallo è questo? Che non è il Manchester City stellare della realtà, ma era un buon Manchester City. Ecco, nel mio gioco il Manchester City è una via mezzana tra il Manchester, guardate Joaquin, è una via mezzana tra il City dei miracoli,
che c'è adesso, insomma, con lo stellare, e il Manchester City merdoso che c'era nel 2005. Oh, vediamo questo fenomeno. Abbiamo reagito, bravi ragazzi. Dicevo, il Manchester City qui nel mio gioco è un Manchester City mezzano tra lo schifo che era nel 2006-2007 e la squadra da favola che poi è diventato 10 anni dopo circa, no? Il Manchester United invece conserva. Mamma mia, centrale! Il Manchester United invece qui io l'ho fatto forte perché mi piace avere un Manchester United che a Manchester è la squadra da battere, insomma, sebbene io simpatizzi più per il City, ma è giusto così, è più bello vincere, è più bello vedere, a mio avviso, un Manchester United più forte del City, fa tanto anni 90, primi 2000, che poi è quello con cui siamo cresciuti, intanto Balotelli. Poi che altre squadre, se volete un giorno passo in rassegna le squadre, ve le faccio vedere tutte. Se vi ricordate c'era stata la finale di Champions con la Juve che stava perdendo 2-0 e ha rimontato 2-2 con doppietta di Derlei ai supplementari, anche quella, Derlei alla Juve non è una pontatina di livello? PES per me è stata una palestra di pontatine, ragazzi, perché a fare i calciomercati ti fomenti, ti abitui ed è molto bello, ve lo consiglio. In ogni caso dicevo che. Che cazzo fa questo? Ecco, fallo da lì. Diao Milito la sbaglia. Per poco. Qui ragazzi bisogna essere più. Vai, contropiedata tattica, contropiedata tattica, contropiedata tattica. Santa Cruz, brucia tutti, brucia tutti, brucia tutti, brucia tutti, brucia tutti, brucia, brucia. No. Volete, dico, ve le faccio vedere le squadre. Faccio vedere la Juve che ha perso in finale perché poi aveva pareggiato 2-2. Ma ha perso i rigori, la finale di Champions. Poi uno dice che è un gioco. Cazzo! Da 2-0 recuperi 2-2 e ti fai buttare fuori ai rigori. Io penso che se la Juve oggi perdesse rigore, 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 rigore. Rigore, 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 rigore. Rie beh, è netto, è netto, rigore netto. Vai Regi, vai Regi. Ma che cazzo è successo? Ma che cazzo di rigore ha tirato? Gliel'ha sparato in bocca. Fai schifo, Reginaldo. Maledetto che ti ha comprato. E questo che fallo era? Ma che cazzo di arbitro hanno mandato? Un prezzolato! Un prezzolato! Un prezzolato da Terni hanno mandato! La sezione. Prezzolato della sezione di Terni, l'arbitro! Cazzo! Vai, vai, contropiede! Stiamo giocando in modo sceno, eh. Cioè, non so se vi siete resi conto che è l'Inter che fa la partita e io. Questo è fuori gioco tutta la vita, no? Non era? Allora sei un tordo! Sei un tordo di merda! Mamma mia, Reginaldo è il primo che cambia. Bravo, Andrea Luiz almeno combatte. Cioè, il mio gioco è un contropiede osceno in casa, ma è giusto così. Anche i tacchi fa, stiamo. Gol! 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 Grande Martino, d'attacco di Reginaldo, che si riscatta con un assist. Sapete che cosa ha detto Reginaldo in questa azione? Con questo tacco qui ha detto sono io il vostro Biraghi. E beh, un tiro Jorgensen, un tiro pazzesco. Un tiro pazzesco. Bella assist, bella azione. Un contropiede inguardabile, ma alla fine è giusto così. E siamo sull'1-1. Gol di Milito e Jorgensen. Da inserimento del centrocampista esterno di sinistra con bella triangolazione degli attaccanti. Intanto vediamo Balotelli in fuorigioco. Bene, ottimo. Ottimo che si è fatto beccare in fuorigioco. Pronto al rinvio Munua.
Reginaldo non riesce a prendere la palla di testa, ma c'è pronto Joaquin. C'è pronto Joaquin che si porta nella fascia di campo competente, la fascia destra, la fascia destra, la fascia destra. Il reverendo, 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 reverendo. Mamma mia, mamma mia, che colpo di testa e che colpo di reni seguente. Vediamo se c'è il replay. No, va bene. Allora, qui posso andare di battuta corta o di battuta lunga. Proviamo una battuta lunga di Jorgensen Martino, ma non ci arriva nessuno. È veramente tirato di merda. Intanto Riccardo Rocha. Riccardo Rocha, cross. Caspita. Caspita. Bene, dai, stiamo un po' uscendo. Stiamo un po' uscendo. Occhio, Osvaldo. L'Inter adesso è un po' intontita, come se avesse sofferto il pareggio. Attenzione, sradica un pallone Lindelof. Santa Cruz, pronto al passaggio. Niente, niente. Vediamo qui. Milito, attenzione. No, 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 no. Bene, bravo. Dove vuoi andare? Negli spogliatoi col pallone, brutto bastardo? Cosa fa? Vuole irriderci? Dove va questo? Dove cazzo va? Adesso lo faccio. Ah, bravo, Angra. Potevi anche prenderla quella, eh. Mamma mia, che portieraccio. Vediamo qua, Nengola, Reginaldo, pronto al contropiede, Reginaldo, Reginaldo, Reginaldo si fa fregare da Materazzi. E Materazzi ha fatto un gol. Vediamo qua, Jorgensen sradica tra due, ce la fa Martino? No, però ce la fa Joaquin che può far partire, no, non parte all'ennesimo contropiede, l'Inter pressa alla ricerca del pari, anzi alla ricerca del nuovo. Che cazzo zittisci? Testa di minchia. Testa di Nainggolan, assist Balotelli, beh, signor tiro, signor, quest'altro che cade in mezzo all'area di, che cazzo è? Dilettanti allo sbaraglio, dilettanti allo sbaraglio, ma è giusto così, abbiamo giocato di merda, è giusto così, stiamo giocando di merda, adesso cambio tutto, adesso cambio tutto, adesso cambio tutto, non frega niente, non può essere che si giochi così male. Allora metto questo al posto di questo qui che non ha fatto un cazzo, bastardo. Metto Pepito Rossi al posto di questo morto qui di sonno e metto Endo, perché abbiamo anche Endo al posto di Lindelof. Cambio tutto il centrocampo, via, è giusto così, tre cambi su tre nell'intervallo. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Vediamo Endo cosa combina. Ve lo ricordate Endo? Quando andavamo a prendere i giocatori dal Manchester United. Allora, vediamo qui. Vai, Reginaldo, bene. Mi piace l'ingresso. Avete visto Anderson? Avete visto con che piglio, con che garra è entrato? Vediamo Jorgensen, uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo. Giuseppe Rossi. Tiro. E la Madonna! Che tiro! Che tiraccio di Giuseppe, gran tiro, bravo Pepito. Ora vediamo, Joaquin, Joaquin. Che golasso! Che golasso di Joaquin, ragazzi. Non esageriamo con le scene di esultazione, che scendiamo nello scabroso. Vediamo qui. Joaquin prende palla, lasciato colpevolmente solo, tira e fulmina tutti. Questa è la qualità, questa è la qualità. Abbiamo degli attaccanti di merda, ma ragazzi, le ali segnano. Le ali segnano e producono. Vediamo qua. Ora andiamo a vincerla, ragazzi. Ora andiamo a vincerla che i cambi hanno dato una buona lena a questa squadra. Se questo si sveglia, magari. E che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Hai segnato, ma io ti toglierei questa qua. Vabbè. Giulio Cesar, André Luiz, occhio, occhio, ecco, niente, Endo, siamo qua, Nainggolan, il ninja, falciatelo, falciamel, falciamel,
Vedi? Questo era rigore tutta la vita. All'Inter ladriamo anche nei videogiochi. E c'era un rigore grande come una casa. Vediamo se lo fanno. No, niente. Anche il VAR si rifiuta. C'era un rigore grande come una casa su una ingola. È andato sui piedi netto. Non ha neanche fischiato. Va bene, meglio così. E fischia qui. Prezzolato da Terni, colpisce ancora. Ma questo è un'altra pontatina, Aimara all'Inter, per chi è diciamo un po' più anzianotto come me, Aimara all'Inter, non è una pontatina di livello? Un Pablo Aimar di quelli del 2007-2008 quando giocava al Valencia, all'Inter, quanto bene ci sta Aimar all'Inter. E sapete perché l'ho preso? Perché era ai margini della rosa. Oh, guardate che contropiede di merda. Quando attaccano loro siamo in 80 in area di rigore e poi in due davanti, ok, che salgono. Cos'è ancora 2-2? 2-2 ladratissimo, oltretutto, non so se vi siete resi conto. 2-2 ladratissimo. Adesso gliele fischia tutte. Il prezzolato da Terni. Prezzolato da Terni gliele fischia tutte adesso perché si è reso conto di aver fatto la cappella. E allora adesso ogni minimo contatto è fallo per loro cercando di rimediare, capito? Di fare la nostrissima compensazione. C'era un mezzo rigorino anche qua, però mi sa che ha preso. Oh, guardate in quanti siamo in area e come si sale, ok? È da solo con tutti. Di rigore va a segnare. No! Reginaldo è la versione Eiffel 65 di Boateng, veramente. Vediamo qua. Niente. Quando attaccano loro e si avvicinano alla nostra area, ci sono 50 giocatori viola in area di rigore. Questo è fuori gioco. 50 giocatori viola in area di rigore. Con un povero Cristo lasciato davanti a fare da punta. Vediamo, ecco, insomma. Prima palla toccata, prima palla sbagliata. Jorgensen niente, vuole strappare. Javier Zanetti castiga. Osvaldo, la mia nemesi. Vediamo qua. Milito, Milito, Milito. Sapete quali erano i miei giocatori? Allora, a parte che voi dovete sapere che io sono cresciuto calcisticamente con l'Inter del triplete perché era il 2010, io andavo alle superiori, quindi era diciamo il periodo di massimo fulgore ed interesse. Intanto Natali, chiusura alla Beckenbauer. Era il periodo, diciamo, di massimo fulgore calcistico per me. E l'Inter del triplete era veramente tanta cosa, devo dire. Joaquin, vediamo se ripete il gol di più o no. E mi piaceva molto quella squadra, mi piaceva Mourinho, un fenomeno veramente. E tutti hanno elevato, anche comprensibilmente, per carità, Milito a simbolo di quella squadra. Però c'erano dei giocatori per me che sono stati più esiziali. Cioè, se devo decidere. Il giocatore che è stato veramente simbolo di quella fanculo vuole strappare, che è stato veramente simbolo di quell'Inter del triplete, io non posso non citare Maicon, capito? Cioè Maicon secondo me più di Milito è il simbolo. È fuori gioco qua, no? Ah no, c'era quell'idiota di Natali che lo teneva in gioco. Mai con più di Milito è stato l'emblema di quell'Inter lì, secondo me. Se devo scegliere un giocatore, perché ha fatto un anno straordinario, cioè straordinario, un anno straordinario, Roberto, l'umiltà, vai, Reginaldo, niente. Andiamo qua, niente, cazzo, se passava. Forza, dai che ci andiamo a prendere sto 3-2. Questo tentai che sbaglia, no niente, Milito ce la fa, Milito scarta tutti e la passa a Mascherano, anche Mascherano, Mascherano sarebbe, ma lo chiamano,
Urca il ninja! Il ninja! Cosa è però era deviata? Qui abbiamo rischiato, eh. Anche Mascherano all'Inter è una pontatina di discreto livello, anche se pesca un po' nel mainstream, perché se vi ricordate, che bel cambio di gioco! Ma che bello, ma che belle trame! Sembra quasi che non giochiamo a catenaccio! Occhio a Reginaldo! Reginaldo, s'incunea! Cioè, Mascherano all'Inter è stato spesso affiancato anche nel mainstream, però insomma è una pontatina che, cazzo, Jorgensen ha provato uno scatto che se riusciva. Occhio a Minito. Per poco in un'azione questa volta dell'Inter di contropiede non ci scappa. Adesso la partita è gradevole. Cambi di gioco in velocità, Reginaldo che comunque la tecnica ce l'ha, ma si fa sempre ipnotizzare, ma vaffanculo, va. Si fa sempre ipnotizzare davanti al portiere. Posso dire la cattiveria? Me lo concedete? Mi concedete la cattiveria, tifosi? Posso? Posso? È il nostro Lukaku. Reginaldo, è lui il nostro Lukaku. Dopo questa battuta, domani sera la Fiorentina a Milano perderà 4-0 con 4 gol di Romelu Lukaku, di cui uno in rovesciata con l'Alice. Allora, Natali, Gioacchino Bonsignore, Gioacchino Bonsignore, attenzione, ancora Reginaldo, niente. Qui è tipo andato addosso e prezzolato da Terni, giustamente fischia il fallo. Pepito Rossi, che non ha fatto un cazzo, ma va bene, è giusto preservarne il mito. Allora, Giuseppe Rossi. Mi ha sentito ed è stato punto nell'orgoglio e per poco va a mettere il punto esclamativo su questa gara. Che cazzo di cross hai tirato? Ma sei deficiente. Guarda, taci che ce n'hai uno ancora più deficiente di te, però. Ma che cazzo ha fatto? Ma che cazzo ha fatto questo? Ma che colpo di testa ha tirato? Per poco. Reginaldo, ecco, a parte gli scherzi, il Reginaldo di questa Fiorentina, che ho costruito io, diciamo, con prodotti freschi, tutto fresco, è un misto tra, veramente, tra un Lukaku, perché fa un lavoro per la squadra molto utile e importante, è un Boateng, è un esiziale Kevin Cringe Boateng, capito? Che è anche un po' uomo immagine, uomo forza della squadra, uomo libertà, capito? Tra l'altro aveva nel calciomercato, poteva anche essere un pezzo pregiato Reginaldo, perché la Fiorentina, questa Fiorentina qua che è andata in Champions, è arrivata. Oh, la Madonna! La Madonna! Questa Fiorentina qui che è andata in Champions è arrivata seconda. E Reginaldo è stato uno di quegli uomini che ha trascinato la Fiorentina al secondo posto insieme ad un certo Redan. Redan che ho venduto al Manchester City proprio, perché era stato anche capocannoniere del campionato di questa Fiorentina. L'ho venduto al Manchester City. Nel Manchester City giocava Santa Cruz e quindi l'affare è diventato una sorta di scambio più compensazione economica, per cui Redan è andato al City per soldi più Roque Santa Cruz, che è stato l'acquisto Champions del finita 2-2. Bene ragazzi, vediamo le pagelle. Se me le fanno vedere, eccole qua. Se siamo d'accordo. Ah no, nelle amichevoli. Ah no, sono i tempi supplementari. Va bene, ma qui non ce ne frega niente. Facciamo che l'amichevole è finita 2-2 e grazie, arrivederci.